Barolo di OCG del Comune di Serralunga d'Alba 2016 di Tenuta Cucco. Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Ripartiamo dal Vino. Oggi vi porto in Piemonte, nell'affascinante territorio di Barolo, e in particolare oggi ci troviamo nel comune di Serralunga d'Alba, dove nasce proprio questo Barolo della Tenuta Cucco, la tenuta rilevata nel 2015 da Giorgio Rossi Cairo, che dopo l'esperienza in Gavi con la RAIA decide di fare il bis e acquisire questa tenuta nel bellissimo territorio appunto di Serralunga d'Alba. Ci troviamo nella parte estremamente orientale del territorio in cui è possibile produrre Barolo, dove questo territorio regala sempre questi nebbiolo da Barolo, a volte austeri e altre volte estremamente fini ed esuberanti. Ma oggi ci troviamo davanti a una versione veramente particolare, una versione snella, elegante e allo stesso tempo profonda e atta a un grande invecchiamento, ma lo vedremo dopo nel calice. Intanto parliamo della tenuta Cucco, una tenuta appunto caratterizzata dall'utilizzo della tecnica nei vigneti del 100% biologico, cosa a cui tiene particolarmente questa azienda, come abbiamo già visto per la RAIA, e soprattutto dei vini sempre molto eleganti, molto puliti e piacevoli da bere. Adesso andiamo subito ad assaggiare questo Barolo del comune di Serralunga d'Alba 2016, dove troviamo, grazie all'utilizzo del Coravin, subito questo bel colore, come potete osservare, un colore rosso rubino, un colore tipico del nebbiolo, non troppo scuro, un rosso rubino chiaro con dei riflessi già piacevolmente granati, tendenti anche all'aranciato, se guardiamo bene. Un naso, come vi dicevo, fresco, divertente, piacevole, ma soprattutto complesso, con queste note che richiamano i frutti rossi, la prugna, ma anche piacevoli note speziate. Una grandissima complessità per un vino, ricordo, 2016, frutto figlio di una grande annata. Il palato è subito ricco, pieno, elegante, ma allo stesso tempo vibrante, con questa bella pienezza di aromi, di profumi che veramente lo rendono un Barolo molto versatile, soprattutto nell'abbinamento, un Barolo capace di abbinare grandi piatti di cacciagione, ma anche, perché no, un bel risotto in questo periodo. Entriamo nell'autunno, un bel risotto a base di funghi e anche, come ogni grande nebbiolo che si rispetti, abbinato a un bel piatto a base di tartufo. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi aspetto al prossimo appuntamento. Ripartiamo dal vino.